impedisce d'attivare. Io stavo sentendo, volevo dare l'allarme. È multifunzionale. Vabbè, innanzitutto, caro Marco, il centro Berlinguer era deciso. Ma pensate, deve venire a questo incontro per tracciare un primo bilancio di questi mesi di attività di governo della città. E soprattutto perché sentiamo l'esigenza di mantenere un rapporto vivo e costante con gli eletti, a partire naturalmente da te, che sei il sindaco, ma anche con gli assessori, con i consiglieri comunali eletti nelle nostre liste. Sono iniziative che abbiamo già cominciato a fare da qualche mese. Abbiamo cominciato con Enzo del Vecchio, facendolo venire qualche mese fa per parlare del piano delle opere triennali pubbliche, delle opere pubbliche. E anche a livello regionale, invitando Mariella Scloc a parlare della situazione della regione. Questo è un circolo che ti vuole particolarmente bene, che ti ha sostenuto fin dall'inizio della tua avventura, prima ancora nella sfida delle primarie. E che è un circolo che è stato importante, sicuramente non fondamentale per la vittoria, ma comunque prezioso a farti vincere, anche con percentuali in questa zona notevole, no? In questa porzione di territorio, attraverso una campagna elettorale appassionata, appassionante, che ci ha visto tutti i protagonisti e che ci ha visto finalmente vincere le elezioni e far tornare il centro-sinistra al governo della città. Penso che la nostra amministrazione non sia partita naturalmente male, nonostante ci siano state difficoltà all'inizio del mandato, dovute più alle ripicche di alcuni eletti che alle linee guida e programmi che erano stati stilati dalla coalizione. Naturalmente il lavoro da fare è tantissimo, tanto è stato fatto, talmente tante sono le cose da fare che servirebbe un secondo mandato, no? Mi verrebbe da dire. Ma pensiamo. Non so se oggi è pronto. Pensiamo al presente. Mi fa piacere che il piano triennale delle opere pubbliche, circa 44 milioni di euro, mi pare, no? Se non mi sbaglio, sia stato incentrato sulla manutenzione della città. È chiaro che c'era il bisogno di assicurare un'adeguata necessità necessaria, scusate, manutenzione al patrimonio cittadino, avendo cura delle strade, dei marciapiedi, della rete fognaria, del verde, quindi anche dei parchi, che non vengono trascurate le emergenze legate agli allagamenti e il dissesto idrogeologico delle colline. Bene, quindi, anzi direi anche benissimo, perché oggi i cittadini si aspettano migliori condizioni del territorio dove vivono ogni giorno, anche in auto, e mi riferisco soprattutto alla segnaletica orizzontale e alle strisce pedonali, naturalmente. Ma non possiamo naturalmente limitarci all'ordinaria amministrazione, no? Alle cose che è giusto che un sindaco faccia, perché appunto sono cose che quotidianamente deve fare, naturalmente. E tutto questo naturalmente, seppur ci troviamo in una situazione economica difficile, un comune in dissesto finanziario e ad un piano di rientro che dovrebbe portare nuovo denaro all'amministrazione, come pare di aver letto sulla stampa, come la cessione dello stadio Adriatico, all'aumento delle tariffe per visitare musei e altre strutture di proprietà del comune. Io, Marco, vorrei che ci parlassi di tante cose. Anche sinteticamente, se vuoi, perché sono tante, partendo magari anche dalla questione vista in questo circolo sentita, la questione della filovia, l'aumento delle tasse, il Corso Vittorio, l'ex Cofa, l'area di risulta, il Ponte Nuovo e altri tanti temi che per fortuna o per sfortuna, insomma, viene a dire più per fortuna, il dibattito in questa città non manca. Io, prima di lasciare spazio alle domande, alle considerazioni di chi oggi è presente, naturalmente all'intervento di Marco, vorrei dire due parole su un tema che per me, e parlo anche a nome in questo caso dei Giovani Democratici, è un tema importante e fondamentale per noi. L'abbiamo sempre fatto una battaglia di prima linea, che è il tema della cultura in questa città. Ci piacerebbe che questa amministrazione dia un segnale forte sulla cultura intesa nel senso più ampio possibile. Troppe sono le strutture che hanno bisogno di recupero e altrettante sono quelle da potenziare. Oggi la città di Pescara non ha una biblioteca cittadina di proprietà del comune di Pescara, ma c'è la biblioteca provinciale che frequento quotidianamente quando trovo posto a sedere, naturalmente, perché è satura e non riesce a garantire naturalmente l'utilizzo
dai centinaia di studenti anche fuori sede che vivono questa città, che sono un patrimonio di questa città. E poi abbiamo la biblioteca, regionale, dove noi Giovani Democratici 4-5 anni fa siamo battuti in prima linea contro lo spostamento lungo la Tiburtina, contro il trasloco, e oggi la biblioteca regionale non vive un grande presente, diciamo, dal punto di vista delle utenze. Era necessario farlo. Guarda, dopo ne scudiamo, io lo so input. Per esperienza, Dopo interviene, con orari di apertura e di chiusura da terzo mondo, dove spesso manca anche il riscaldamento. E per questo noi ci siamo battuti. Purtroppo eravamo l'opposizione e non siamo stati ascoltati. Però io ti invito, insieme al Presidente della Regione, magari a dar vita a un tavolo per pensare di riprendere l'ipoteca regionale e trasferirla di nuovo nel suo luogo naturale, che è il centro città. E magari in una delle tante strutture pubbliche che è di proprietà, appunto, o del comune o della regione, penso alla PTR, i locali della stazione centrale, il Museo Colonna, il fuori uso, cioè, penso che le idee ce ne sono tante. Badate bene che il tema degli spazi è molto sentito, da soprattutto dalle nuove generazioni che cercano luoghi di incontro, di studio, naturalmente. Inoltre, le sedi delle circoscrizioni, questo l'ho sempre detto, sono decadenti. L'aspetto politico è stato anche giustamente abolito dal precedente, dal governo Berlusconi. Rimangono i servizi fondamentali come l'anagrafe, gli stati di famiglia, tutto quello che concerne questo tipo di pratiche. Però guardo per esempio la struttura di Castellammare, con delle Bobbio, che ha delle aule immense, enormi, che sono completamente in disuso. Perché non affidare queste aree, che sono di proprietà del comune, ad associazioni di volontariato, soprattutto, anzi non soprattutto, però sia che associazioni della terza età, che magari gli studenti, associazioni giovanili, che a titolo gratuito oppure simbolicamente un qualche soldino le gestiscono e le rendono vive. Sono spazi enormi, veramente enormi. E poi una faccenda che mi preme particolarmente, poi do spazio a voi e al sindaco. Non so quanti di noi in questa stanza sono a conoscenza che Pescara ha il secondo Media Museum d'Italia. Il primo è a Torino. Il secondo è a Pescara. In piazza Alessandrini, appunto, che porta anche il tuo nome, il tuo cognome, che a mio parere andrebbe riqualificata da cima a fondo, perché è una zona di estremo bivacco e che non rende giustizia neanche all'intitolazione della piazza e alla struttura che l'ex tribunale oggi ospita. E dentro il Media Museum c'è un patrimonio immenso cinematografico, immenso. Io invito tutti quanti ad andarlo a visitare. Ma come ho detto, la stragrande maggioranza di cittadini scolaresche non ne conosce l'esistenza, quindi male, molto male. Una struttura ricoperta dall'Eternit, che vive in funzione del Flaiano Film Festival, che ormai è diventato un salottino per pochi, soffocandosi da sole, spegnendo su questa struttura 11 mesi all'anno, perché vive fondamentalmente quando c'è il Film Festival, che poi anche direttamente, perché non si svolge lì all'interno, però le conferenze stampa vengono fatte lì dentro. Una città, secondo me, può dirsi veramente viva quando riuscirà a far emergere e quindi a promuovere quanto di buono già abbiamo, quindi la rivalorizzazione dei luoghi. Perciò mi chiedo come si fa a tenere nell'oscurità una struttura e delle strutture del genere. Ammetto di essere venuto a conoscenza 3-4 anni fa dell'esistenza anch'io di questa struttura. Grazie al mio migliore amico che si è laureato a Bologna, al DAMS, ed è a conoscenza lui di questa struttura e me l'ha fatta visitare. Straordinario, veramente straordinario. Addirittura fino a 3-4 anni fa, fuori il Media Museum venivano organizzate delle feste con salsicce, arrosticini e birra in piazza Alessandrini. Io non so, ma non è contro fiere, feste del genere, però sembra veramente un'offesa alla piazza e alla struttura che vi è davanti.
lo dice uno che gli arrosticini viventi. Certo. Quindi torniamo a far rispettare i luoghi culturali anche al loro esterno. Francamente penso che con questa mentalità che c'è stata in questi anni, Pescara non andrà da nessuna parte. Abbiamo un patrimonio meraviglioso che porterebbe turisti e visitatori e quindi farebbe circolare anche denaro nella nostra città e nella nostra regione. Vado avanti e concludo citando il Museo Basilio Cascello, dove questo circo ha organizzato la presentazione del libro di Pietro Folena sull'arte. Abbiamo un gioiello su Viale Marconi sempre lo lasciamo sempre chiuso, aperto 3 ore la mattina e 2 ore il pomeriggio, addirittura con ingresso gratuito. Questo non va bene, perché la cultura deve essere anche sovvenzionata, anche simbolicamente. Non è giusto assolutamente. Mi è bastato fare 2 chiacchiere quel giorno con il custode e il dipendente che lavorano lì dentro per intravedere frustrazione e delusione, quasi depressione nel gestire una struttura vuota, completamente vuota naturalmente dal punto di vista delle utenze, perché di opere ce ne sono molte. Perché non affiancare questi dipendenti, studenti, laureati in beni culturali nella nostra università? Aiuterebbero sicuramente, attraverso la loro passione, le loro conoscenze, a far conoscere la struttura e ad organizzarvi eventi. Mi fermo qui, queste 2 cose le volevo dire, perché ci tenevo, perché sullo stato dei luoghi culturali della nostra città potrei andare avanti per ore. E non voglio togliere tempo a Marco e ai compagni, che sicuramente vanno a dare il loro contributo a questa iniziativa, che mi sembra, nonostante il tempo, molto partecipata, nonostante la saletta piccola. Quindi penso di dare subito spazio a Marco, a qualche flash, magari come questo primo bilancio di iniziative, come vedete è pazzo, quello che ti aspetti. Soprattutto quello che ci aspettiamo noi, quindi lo... Tu vuoi che rinnovelli il disperato dolore che il corpo mi preme, già pur pensando, ria che mi favelli, buonasera, eccetera. No, buonasera a tutti, ma volevo dire che adesso raccontiamo questi 7 mesi, lo facciamo in questo luogo che sicuramente mi è molto familiare, ringrazio di questa presenza che rappresenta davvero il miglior tonico per il vostro sindaco preferito. In quanto trovo che il mestiere di sindaco oggi è uno un mestiere molto impegnativo, perché i bisogni, le istanze, i problemi, le questioni sono gigantesche, ma gli strumenti per dare risposte sono davvero scarsi. Io ho passione per qualche interesse storico, piace la Seconda Guerra Mondiale, e allora ogni tanto mi viene in mente. Si parlava all'inizio della guerra, nel 39-40, dell'invasione dei tedeschi a est, Blitzkrieg, e solo i polacchi e i finlandesi hanno, combattuto a cavallo i panzer tedeschi, solo che, questo per spiegare anche lo spirito dei popoli, che i polacchi pensavano di vincere, quindi per dire che sono... Faccio questa metafora, io uso sovente metafore belliche per descrivere questa situazione, perché trovo che la questione è estremamente complessa, estremamente seria. Sono altresì consapevole che non basta questo, non basta narrare, rappresentare una situazione di difficoltà, occorre anche altro. Però andiamo con ordine. Io mi sono insediato ufficialmente il 16 giugno, mi sembra, e il 16 giugno si fa un atto che è quello del passaggio delle consegne, non il simbolo, la fascia dall'uno all'altro sindaco con una più o meno grande cordialità, ma l'atto formale è il passaggio delle consegne da tesoreria della Caribe, che è la banca del comune sostanzialmente. Allora, che cosa abbiamo provato lì? Non è che ci abbia sorpreso, perché gli allarmi circa la situazione finanziaria erano presenti, però poi tu maneggi carta canta e la situazione è molto complessa, perché ci sono anticipazioni di tesoreria per 32 milioni di euro, tu chiedi soldi in prestito, poi li devi restituire, paghi degli interessi. Cifra più o meno analoga relativamente a mandati di pagamento giacenti sul tavolo del ragioniere capo del comune, cioè fatture da pagare per questo importo. 11 milioni di euro di somme vincolate destinate a spese correnti, cioè la contabilità pubblica non è proprio il monopoli, quindi ci dovrebbero essere delle regole. Somme vincolate significa che puoi farci certe cose, invece si usano per fare altro.
insomma, un complesso molto difficile che ci ha posto, guardate, io ero, diciamo, questa, la consapevolezza della gravità della situazione finanziaria io l'ho avuta sin dal primo pomeriggio, subito dopo le elezioni, lunedì, mi sembra 9 o 10 giugno, perché ho trascorso un paio d'ore dal dottor Mimmo Velluto, che è il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ricordo il sabato successivo di essere andato all'Assemblea Nazionale con l'illustrissimo Giovanni Legnini, che all'epoca faceva ancora il sottosegretario all'economia, e ricordo, avendo un po' di documenti, di avergli parlato di questa situazione, e lui, credo un po' di esperienza ce l'abbia, mi ha detto qua si va matematica al 243 bis, che è il, diciamo, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, dice la legge, il testo unico sugli enti locali. Però tradotto per la volgata è il procedura di dissesto controllato, esattamente come un'azienda in difficoltà, allo stesso modo la pubblica amministrazione in difficoltà deve fare un piano di rientro. Gli aziendalisti chiamano questo piano di ristrutturazione del debito. C'è voluto, ci sono voluti una serie di passaggi, ricordo il teatro dell'assurdo e la contabilità pubblica è materia molto complessa che poco si presta alla narrazione. Confesso che è la materia che più mi ha appassionato, perché credo che noi possiamo fare tanta letteratura, parlare di quello che vogliamo fare, di quello che vorremmo fare, però se non abbiamo delle basi finanziarie rimaniamo nella letteratura. Io penso che la questione centrale oggi come oggi è questa. Ripeto, la contabilità pubblica è una materia complessa con la quale mi confronto giorno dopo giorno, naturalmente con la consapevolezza che nessuno nasce imparato e c'è bisogno di approfondire giorno dopo giorno. In estrema sintesi, insomma, la questione è questa. Noi abbiamo dovuto approvare un bilancio 2014, l'abbiamo approvato il 10 ottobre circa, discussione iniziata il primo di ottobre, e il bilancio della, sostanzialmente, di chi ci ha preceduto, perché il bilancio è uno strumento programmatorio, se tu lo approvi a ottobre evidentemente. Poi bisognava, c'era un disavanzo di gestione relativo al bilancio dell'anno precedente. Cosa significa? Nella contabilità pubblica tu, dopo che hai approvato il bilancio, passa un anno e vedi come sono andate le cose, se le tue previsioni sono state più o meno azzeccate. Ci mancavano 4 milioni e 6 che abbiamo dovuto ripianare entro l'annualità corrente. Quindi il bilancio 2014, già lacrime e sangue, è stato praticamente un massacro assoluto. Noi abbiamo dovuto fare questa operazione, la più impopolare che si possa immaginare, quella dell'innalzamento della pressione fiscale, perché diversamente non ci saremmo neanche lontanamente avvicinati alla possibilità di chiudere quel bilancio, con l'effetto che il comune chiudeva i battenti e l'erogazione di servizi probabilmente si andava a fare benedire. Oltre a questo, prima di attivare le procedure di riequilibrio finanziario pluriennale, abbiamo dovuto verificare una serie di circostanze. In primo luogo l'andamento degli incassi tributari, perché voi sapete, tutti i cittadini ricevono questi bollettini dal comune, cominciare naturalmente da chi li paga, che sono scaglionati nel tempo, 16 ottobre, 31 ottobre, intorno al 16 dicembre, mi sembra. Però il concetto è che noi non abbiamo atteso la verifica degli incassi, perché sapevamo che questo in ogni caso non sarebbe bastato, e abbiamo ritenuto di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale entro la fine dell'anno, per una questione che abbiamo in qualche modo negoziato con la Corte dei Conti e con il Ministero degli Interni, che sono gli organismi che sono deputati a questo tipo di controllo, in quanto seguono il percorso di risanamento del comune durante tutta la durata di questo piano, da un minimo di 3 a un massimo di 10 anni. Abbiamo ritenuto di far partire questa cosa non casualmente il 30 dicembre, è stato approvato alle 2:30 della notte per il 30 e il 31 dicembre, perché uno dei presupposti di questa procedura è la possibilità di accedere ad un fondo rotativo, cioè il governo mette dei soldi che sono a disposizione delle città in difficoltà. Su questi soldi, come dice la parola stessa, fondo rotativo, non si pagano gli interessi, perché in teoria sono, diciamo,
si dovrebbe autoalimentare sostanzialmente. Il problema qual è? Che tanti comuni italiani sono in difficoltà e quindi chi prima arriva si prende più soldi, quindi è previsto un tot per abitante, noi possiamo puntare ad averne 30 milioni circa. Però questo non è privo di effetti, perché questa liquidità che a noi evidentemente serve per curare tutte queste falle che abbiamo, prevede, e lo dice la legge, che per tutta la durata del piano di riequilibrio non si può abbassare la pressione fiscale. Questo, cioè, sempre per chiarezza espositiva, perché per esempio molti dei miei consiglieri comunali vivono su un altro pianeta, allora questo non l'hanno ancora capito, però purtroppo non è un'opinione del sottoscritto, è una previsione di legge. Questo però non significa che, diciamo, la parola crisi non sia anche un'opportunità. Io racconto sovente questa storiella perché mi ha colpito, ed è quella per cui l'ologramma giapponese che descrive la parola crisi è lo stesso che dice che descrive la parola opportunità. Noi ci troviamo, io cerco di essere sintetico perché sennò mi rendo conto che uno si suicida a sentire tutte queste cose, cioè noi abbiamo la necessità di rendere più efficiente la macchina comunale, e questo per esempio, diciamo, è finalizzato anche a rendere migliore possibile la vita dei cittadini e possibilmente anche a non incidere sul loro portafoglio. Voi mi direte, ma com'è possibile fare questo se la pressione fiscale deve essere per legge al massimo? Sì, perché si può fare e si deve fare, noi vogliamo fare per esempio un percorso di questo tipo per quanto attiene alla cosiddetta TARI, la raccolta, il servizio di raccolta di spazzatura, per essere, diciamo, semplici, perché al comune e quindi a noi tutti questo servizio costa ogni anno 24,7 milioni di euro, che è circa un quarto del bilancio comunale, e questa è una voce fissa, non ci sono aliquote qui, è la voce che serve a coprire il costo del servizio. Quindi la nostra sfida è abbattere e abbassare il costo del servizio, cercando di dare qualche numero che può aiutare a capire. Questi 24,7 sono così divisi: circa 15 per la raccolta, 9,7 per lo smaltimento, e quindi si può incidere si deve incidere in entrambi gli ambiti, si deve raccogliere meglio implementando la differenziata, si deve smaltire meglio abbattendo i costi, con l'effetto, questa è la sfida che noi ci riproponiamo nel corso della consigliatura, di poter ad esempio procedere con un abbassamento di questa voce che incide sulle tasche dei cittadini pescaresi, considerando peraltro, e so che il Partito Democratico ha ampiamente iniziato una discussione sul punto, che c'è anche la necessità di rivedere complessivamente la gestione del servizio alla luce delle previsioni normative che prevedono sostanzialmente una cosa che si chiama AGIR, che è un'autorità gestoria regionale unica, con l'effetto di dividere, diciamo, le zone in vari ambiti, per intenderci, però leggete questo, cioè non facciamo precipitare le cose in un certo senso. Il modello è quello degli enti d'ambito, che non di rado in passato ha dato pessime prove di sé, però questa è la sfida di questa nuova generazione di amministratori, quella cioè di fornire un servizio migliore a prezzi più ragionevoli, perché trovo sempre fastidiosa, inaccettabile l'idea che i privati ci guadagnano con la spazzatura e il pubblico ci perde. Com'è possibile? Bisogna probabilmente cambiare approccio, bisogna fare sistema fra comuni, bisogna dotarsi di impianti di smaltimento per esempio l'umido, famosi impianti di compostaggio, evitare che il nostro umido, cioè che ne so, le bucce di mela che mangiamo siano smaltite in Emilia Romagna, perché questo ha dei costi. Ma la questione non è solo questa, ovviamente, questo è lo sfondo. Poi c'è, sentivo qui il biondo, cioè Mirko, che parlava in qualche modo della, no, della questione legata ai luoghi culturali. Anche qui però vi tocca partire dalle fredde cifre, che io non posso fare finta che non esistano, perché troppa gente lo ha fatto in passato e noi non ce lo possiamo più permettere oggi. Non ce lo possiamo più permettere, peraltro, che questa procedura, ripeto, sarà assistita dalla presenza degli organismi centrali dello Stato, Corte dei Conti e Ministeri. Tanto per avere un'idea, al Comune di Pescara, l'avete letto sui giornali, c'è un ispettore del Ministero dell'Economia e delle Finanze che sta monitorando
lavoro di redazione molto impegnativo di questo piano di riequilibrio, che dovrà essere votato dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla data di avvio della procedura, per poi essere trasmesso appunto Corte dei Conti e il Ministero. E la presenza di questo signore, da un lato, certamente vale ad appesantire il lavoro già spasmodico degli uffici, però dall'altro è per noi in qualche modo funzionale, perché al termine di questo lavoro questo signore non potrà che scattare una fotografia molto precisa circa questo stato dell'arte, che chiama responsabilità di chi è stato prima di noi molto chiare. Io quando parlo di responsabilità non faccio riferimento al personale politico, io faccio riferimento per esempio al personale tecnico amministrativo, perché penso che questo è uno scenario verosimile che si potrà aprire, però diciamo andiamo con calma. La cultura, lo stato dei luoghi culturali, si diceva, un dato mi ha colpito: noi dobbiamo rispettare le previsioni della legge, le previsioni della legge prevedono che, attivata questa procedura, bisogna garantire un tasso di copertura minimo dei servizi a domanda individuale, cioè essi devono essere coperti, cioè devono essere pagati almeno per il loro 36%. Nell'ambito per esempio dei servizi a domanda individuale vi è anche il sistema museale cittadino. Voi sapete quanto costa il sistema museale cittadino a Pescara? 1,2 milioni all'anno. Perché? Sapete quanto incassa il sistema museale cittadino ogni anno? 48.000 euro. Se ne paga di più. C'è qualcosa che non va evidentemente in tutto questo. Io certo non voglio lucrare sulla cultura, però penso anche che certi andazzi noi non ce li possiamo più permettere, perché guardate, cari signori, io ho il sospetto che si esca, praticamente è partito questo sistema. Lo Stato centrale deve far quadrare i conti pubblici, e lo Stato centrale, per far quadrare i conti pubblici, evidentemente dice alle amministrazioni locali: beh, qua ve la vedete un po' voi, qualche numero. 2010-2014 i trasferimenti dallo Stato centrale agli enti locali e ai comuni sono passati, nel 2010 erano 18,5 miliardi complessivi, nel 2014 sono precipitati a 2,5. Con l'ultima legge di stabilità sono stati sforbiciati di circa la metà, con l'effetto che il prossimo bilancio noi partiamo da 3 milioni di euro in meno. Numeri, che non sono... E quindi bisogna in qualche modo invertire una certa tendenza. Mirko citava la questione dello stadio, che pure ha avuto un eco sui giornali, e io ho capito che tanto qualunque cosa fai sei destinato ovviamente a andare incontro a critiche, ma figuriamoci, sarebbe molto preoccupante anche noi il pensiero unico. Lo stadio costa circa 1 milione all'anno alla collettività. Il sistema sportivo costa 3,6 e si remunera per 600.000. Tutta quella barricata per le... E quindi bisogna pensare a nuove forme di gestione, e esternalizzare la gestione dello stadio è una di queste. Però noi che ci stiamo a fare? Noi non vogliamo fare, diciamo, i commercialisti. Noi abbiamo posto come condizione indispensabile perché questa operazione potesse partire che venisse garantito l'esistente, cioè la possibilità che porzioni crescenti di cittadinanza facciano sport negli impianti comunali, facciano l'atletica, non facciano solo il calcio, per intenderci, che impegna lo stadio in 2 pomeriggi alla settimana, al mese, scusa. E quindi il piano cui noi lavoriamo è quello di esternalizzare la gestione dello stadio, che dovrà essere trasformato dal punto di vista architettonico con l'eliminazione della pista d'atletica, la creazione di spazi, diciamo, sul modello Juventus Stadium, per intenderci, in grado di funzionare 24 ore su 24, 365 giorni, magari non proprio 24 ore su 24, ma comunque per un periodo più ampio di tempo. Ma dall'altro la condizione indispensabile è che venga costruito un nuovo stadio dell'Atletica con piste e chiaramente tribune, spogliatori, e sul punto, diciamo, sono state individuate un paio di aree, una che ha un senso legata al processo di riqualificazione fin qui solo su carta, ma dalla carta si deve partire, di Fontanelle, che è un quartiere che ha bisogno di luoghi di aggregazione, ovvero un altro... Si sono settate le Fontanelle. Adesso diamo una bastonata a Paolo.
ovvero un'area adiacente, prossima per intenderci al carcere di San Donato, dove per capirci dovrà sorgere il distretto sanitario sud, per avere un'idea. Si citava il Museo Cascella. Il Museo Cascella è un bellissimo museo, è venuto Sgarbi qualche giorno, gli è rimasto molto colpito, gli piace fare le visite notturne, è andato pure con la Marchegiani, quindi immaginate che entusiasmo irrefrenabile, e ha visto un quadro che vorrà perlomeno portare all'Expo. Però il Museo Cascella sostanzialmente deve, visto che del Museo Cascella parlavamo, deve cambiare, perché è un museo perennemente vuoto ed è un museo chiuso il sabato e la domenica. Però probabilmente dobbiamo invertire l'approccio, cioè dobbiamo garantirne l'apertura nel fine settimana allorché c'è più potenzialità turistica e pensare a forme più ristrette della settimana, naturalmente con forme di prenotazione per visite dove ci possono degli interessati, perché diciamo, mantenere ad esempio quattro persone che stanno lì tutto il giorno a non fare nulla perché non viene nessuno, anche questo non ce lo possiamo permettere più. Io vedo sui vostri volti, naturalmente è difficile che si susciti il sorriso, però questo è lo stato dell'arte. Io penso sempre a che l'immagine più indicata per rappresentare il sindaco oggi è il Cristo Ligneo che sta nella mia stanza, grande Cristo in croce, perché è una perfetta immagine della. Però, allora, diciamo questo, questa è la fotografia dell'esistente. Visto che noi stiamo qui e vogliamo rendere un servizio che non sia solo ragionieristico, che è pure importante, diciamo, ho questa suggestione degli ultimi tempi, e cioè si dice, nel momento in cui non vi sono le risorse, però si possono mettere, si devono mettere in campo le progettualità. E vi voglio parlare di un paio di, diciamo, aree di intervento su cui stiamo ragionando. Partendo però da un dato, io voglio entro la fine dell'anno realizzare un documento che così al grezzo ritengo di così battezzare Pescara 2027, perché nel 2027 Pescara compie 100 anni e quindi vuole essere, diciamo, un documento di prospettiva, di visione, di questioni sul tappeto, perché Pescara resta una città che ha ancora molte e significative occasioni di trasformazione urbana, poi ne parleremo di alcune di esse. Ancora una volta bisogna però far camminare la fantasia. Nella nostra precedente esperienza di governo, per intenderci D'Alfonso I e parte D'Alfonso Bis, pensate un po', c'erano soldi pubblici per fare iniziative di questo tipo, c'erano 250.000 euro per fare iniziative di questo tipo, ovviamente adesso non c'è nulla. Allora bisogna far così camminare la fantasia. E in che direzione ci siamo mossi? Ci siamo mossi cercando di fare sistema fra istituzioni. In particolare abbiamo stretto un rapporto con il Dipartimento di Architettura della D'Annunzio, la nostra università pescarese, per fare questo percorso insieme. Cioè loro ci devono dare una mano. Noi siamo partiti da una serie di concetti chiave, cioè che città vogliamo di qui al 2027? Vogliamo una città a consumo zero di suolo, vogliamo una città dalla mobilità sostenibile, vogliamo una città che valorizzi la propria asta fluviale, vogliamo una città dalla mobilità dolce, vogliamo una città inserita nella grande partita della macro regione Adriatico Ionica, che è un obiettivo che pure abbiamo sempre per fare reti e relazioni. Per fare questo è necessario, diciamo, fare una specie di, diciamo, di sintesi e di proposte su tutta una serie di questioni strategiche della nostra città, che vanno dal porto all'area di Risulta, ma attraversano anche, non so, la città della musica piuttosto che l'ex COFA, l'ex FEA, l'area di Risulta 2, quella per intenderci dello scalo ferroviario di Pescara Porta Nuova, e si potrebbe continuare. Allora, per fare questo noi stiamo lavorando con l'università, che mette a disposizione le sue competenze, lo fa gratuitamente,
In cambio, diciamo, magari ci sarà qualche borsa di studio, visto che ci sono dei neolaureati che si stanno dando da fare. E questo ci servirà per appunto confrontare, dibattere su questa idea di città che abbiamo. Perché vedete, cari signori, io adesso so di, come dire, correre un rischio, quello cioè di essere un ospite poco cortese, però visto che siamo fra amici possiamo permetterci il dono della sincerità, perché io insomma ogni tanto mi interrogo anche sul ruolo dei partiti, sul ruolo di questo partito in particolare, che è l'unico partito che è rimasto, perché altrove non si capisce, e lo faccio in un momento in cui c'è attenzione sulle vicende congressuali, perché diciamo non nell'immaginario collettivo il partito è un luogo che supporta l'azione dell'amministrazione con elaborazione, progetti, idee. Io diciamo che non è che abbia visto molto tutto questo, poi probabilmente ci sono anche i nostri limiti che magari non riusciamo a interagire, ma diciamo, specie considerando quella che è la situazione che ho cercato di descrivere per sommi capi, diciamo, ho notato così un certo distacco. Io non so se è perché è frutto di, diciamo, non piena contezza della gravità della situazione, però io mi aspetterei sostanzialmente di essere difeso dal mio partito, perché ogni tanto la sensazione è che questa bella faccia copre tutto questo che c'è alle spalle, e non è proprio il massimo, perché diciamo, la solitudine è una brutta, diciamo, non è una bella sensazione. Sebbene sulle solitudini, diciamo, qualche tempo fa ho visto un bellissimo portfolio fotografico, cioè una raccolta di immagini di grandi leader, cioè dal presidente degli Stati Uniti in giù, ed era, io naturalmente domine, non subdignos, non penso, però il concetto è che chi ha, ricopre ruoli apicali poi deve fare i compiti con un po' di solitudine, però il concetto è che naturalmente mi piacerebbe, diciamo, un partito in grado di supportare proposte, idee, iniziative e anche battaglia politica, che pure aiuta naturalmente un'amministrazione che deve fare passaggi molto, molto poco semplici. Le sedi delle circoscrizioni, voi non avete idea quante richieste io ho di spazi a tutte le ore del giorno e della notte con tutti gli strumenti, diciamo, possibili di comunicazione. E le sedi della circoscrizione naturalmente non sono esenti da questo, vale per la scuola che per me è centrale e vale naturalmente per tutti gli spazi aggregativi, comprensibile senz'altro, ciò che è da evitare naturalmente è quello di fare figli e figliastri, amici degli amici piuttosto che conoscenti degli amici, per, diciamo, garantire parità di accesso sostanzialmente a tutti e naturalmente valorizzazione di funzioni e compiti che lo Stato non è più, lo Stato, il pubblico sostanzialmente non è più in grado di svolgere. Però anche questo naturalmente è un ambito in cui non sono esenti, diciamo così, tutti i cittadini. Scusi Marco, allora lei pure è una persona pubblica, che fa il clown dello Stato, no, è lei in primis che si deve dare da fare per la sua città e per tutti quelli, se ci crede nell'ideale, in quello che è giusto che questa gente abbia per davvero, combatterli, capito, dalla propria città, manco andare per dire, ma secondo me così è una forma sana, equilibratissima. E di non dare lavori ai nulla facendo. No, guardi, pure su questo, cioè, devo... quello, metti capito. Scusa. No, pure su questo, pure su questo devo smentire, perché naturalmente c'è una fila di persone che viene a bussare alla stanza del sindaco perché pensa che siamo 20 o 30 anni fa in cui la politica era in grado di erogare benefici, adesso la politica chiede solo sacrifici. Però guardate, è il frutto di percorsi malati che hanno drogato la nostra società, la nostra economia, il nostro mondo del lavoro, con, diciamo, un assistenzialismo che noi non ci possiamo più permettere. Si potrebbe citare il caso dei forestali in Calabria, il massimo da questo tipo di vita. Però adesso arriva il conto, e deve conto a questa generazione, che naturalmente deve procedere nella, in una traghettatura che non è semplice per niente, però vale la pena impegnarsi, vale la pena farlo, vale la pena riflettere su certi modelli di sviluppo. Stamattina, sapete dove sono andato? Sono andato a fare un sopralluogo in un posto incredibile che è la Città della Musica.
Muzzi, andate. Ma ditemi, che spreco è stato quello? È un bellissimo palazzo, che si vede veramente bello, di pregio architettonico. Io non ho capito a che serve la Città della Musica. Uno sprecato. Cioè, nel senso che mi sembra un contenitore tipo Aurum, cui, diciamo, non è stata ancora trovata la Città della Musica, serve della musica naturalmente. Però il problema è che, diciamo, quando questo aggeggio sarà, diciamo, partirà, sarà inaugurato, bisognerà pensare a cosa farci. Bisognerà probabilmente trovare qualcuno che sia disposto a gestirlo, se non altro per evitare che i suoi costi di gestione ricadano sul pubblico. Però mi domando se, appunto, tutto questo avesse senso, cioè pensarlo per fare una cattedrale. Ma poi perché è fatta lì, quello come tu dici? Perché c'erano dei finanziamenti europei legati alle riqualificazioni delle periferie. Poi c'è una bellissima vista sull'asse Trezzato. Lì la musica che tutti i musici. E poi si sente anche il lavoro di cani, che dice il canile. Che andrebbe trascritta perché è previsto. È previsto il secondo lotto. Però, diciamo, adesso qui, cosa significa progettualità? Significa cercare di pensare come sarà questa benedetta città del 2027 e magari anche prima. Io vi parlo di una storia, di una questione che a me sembra più centrale di tanti altri, poi apriamo il dialogo perché è più divertente, metà di comizi, poi non. Allora, io credo che l'eredità più generazionale di questa città sia costituita dalla questione dell'area di risulta. Possiamo essere d'accordo? Qual è lo stato dell'arte sull'area di risulta? Qual è l'approdo concettuale cui è giunta questa città? Cosa ci va là dentro? L'allocazione di funzioni è, diciamo, stata, procedimentalizzata, è stata trasfusa in atti amministrativi. Lì ci va un parcheggio, ci va del verde e ci va un manufatto culturale. Nell'originaria impostazione queste tre opere, verde, parcheggi e manufatto culturale, si riunivano in un'unica operazione, cioè un project financing in grado di sostanzialmente remunerare questa forma di investimento. Trovare qualcuno disposto nel 2007-2008 circa a investire 60 milioni di euro per fare questo. A fianco di tutto ciò vi era la disponibilità, in quell'epoca 2007-2008, da parte della Fondazione Pescara Abruzzo di realizzare il teatro cittadino. I tempi cambiano, lo spirito dei tempi muta e impone di fare i conti ancora una volta con le realtà. E di considerare che se un'operazione di quegli importi non funzionava nel 2007, è difficile che oggi miracolosamente possa avere gambe finanziarie per camminare. E allora ci siamo attrezzati, sempre in omaggio al sano realismo, nel modo che segue. Abbiamo pensato che questa operazione si può, come si dice in gergo, spacchettare, e cioè noi abbiamo la disponibilità informale, che presto dovrà essere trasmesso in atti ufficiali, la Fondazione Pescara Abruzzo per realizzare un plesso culturale che non sarà più il teatro, grazie a Dio, aggiungo io, perché se la scala di difficoltà che pensate a fare un teatro a Pescara, c'è chi è vicino, del fatto che esistono degli spazi cittadini mi pare non proprio trascurabili, però non credo che questo sia il tempo per fare teatro con me. Plesso, diciamo, polifunzionale della Fondazione Pescara Abruzzo. Resta però il tema non trascurabile dei parcheggi del verde, perché pensare che parcheggi e verde si remunerino, cioè rendano sostenibile economicamente l'operazione, beh, deve fare i conti con la realtà, perché ad un primo, voi sapete, quando si fanno questi progetti ci deve essere qualcuno che studia un PEF, che significa piano economico finanziario, per vedere questo investimento ci può essere o non c'è, prima di far partire tutto questo gran casino. Facciamo però un piccolo passo indietro. Noi lavoriamo su questa ipotesi: parcheggi a raso, cioè non interrati, ai due estremi dell'area di risulta. Parcheggio interrato in prossimità dell'ingresso della stazione per garantire, no, la continuità della camminata e anche della vista che arriva sino al mare, con un interramento della viabilità lì sotto.
realizzazione dello stallo degli autobus, diciamo, guardando il mare, per intenderci, sulla destra dell'area di sud, per avere il più esteso parco possibile. Questa operazione, che costa 35 milioni più IVA, si ritiene, data una remuneratività media degli stalli a parcheggio di 1 euro all'ora, e pensate quanto siamo lontani da tutte queste polemiche, cioè noi abbiamo innalzato il costo giornaliero a 2,5, però bisogna ragionare su questi altri ordini di grandezza. Beh, partendo da questo, l'operazione diviene remunerativa dopo oltre 40 anni. Cioè bisogna trovare un signore che investe oggi 42 milioni di euro e aspetta 40 anni in fascia, e quindi giovane, diciamo, non mi sembra appartenga alla categoria delle cose possibili. Cosa può fare il pubblico per rendere più snella e sostenibile questa operazione? Può mettere in campo ciò che dispone. Ciò che dispone sono beni immobili, il ferrotel. Ferrotel è il manufatto che penso conoscete tutti, ex albergo dei ferrovieri, che si affaccia sul corso Vittorio Emanuele, un immobile che versa in un pessimo stato di conservazione. Vi invito a non transitare là sotto perché è transennato, prendono pezzi di calcinato. È un immobile che è appostato a bilancio da una decina d'anni per un valore di circa 4 milioni e mezzo di euro, ma è un valore, diciamo così, fittizio in realtà, perché vale meno. Ma anche inserendo questa, cioè la vendita di questo benedetto ferrotello, la remuneratività dell'operazione resta difficile perché supera i 30 anni. Allora qual è l'unica via realistica per consentire che l'area di risulta non sia quella incompiuta che da 30 anni abbiamo? L'unica via realistica è avvalersi del potere pubblico, che può trasformare quello che attualmente è un parcheggio, che sta davanti al bingo, a forma triangolare, in una torre direzionale. Naturalmente che abbia pregio architettonico, naturalmente che abbia valenza identitaria, non cenegione per intenderci. E solo questa è la via, sempre realisticamente, per pensare di sistemare questa partita. I numeri. È una prima stima. Entro la fine del mese mi verranno rimessi documenti più analitici, tanto dal punto di vista progettuale quanto dal punto di vista dei conti. Però a una stima, diciamo così, sommaria, realizzare una torre 15-20 piani costa 50-60 milioni di euro, però naturalmente ha una remuneratività tale da rendere sostenibile questa operazione. Cioè significa che se tu trovi un signore disposto a costruire la torre, fare verde, parcheggi, eccetera, un'operazione 90 milioni di euro, tutto questo si può sostenere entro i 20 anni. Certo, oggi come oggi non è facile trovare un signore disposto a comprarsi una torre direzionale. Io non casualmente ho usato questa espressione, perché se a qualcuno di voi per esempio fosse capitato di andare recentemente a Milano, che è la capitale economica del paese, va bene, però ti colpisce il fatto che dove prima non c'era niente sotto un quartiere di grattacieli negli ultimi 5-6 anni, si chiama City Life, molti di questi palazzi sono stati comprati prima ancora di essere costruiti da fondi di investimento stranieri, arabi in particolare. Mi dicono persone che in questo settore sono più esperte di me che un'operazione del genere può avere una sua appetibilità, però naturalmente noi stiamo lavorando per verificare se questo è un percorso che si può fare. Perché vedete, un altro tema con cui molto spesso mi sono confrontato è questo: come si fa a far ripartire l'economia? A parte dotarsi di bacchetta magica, naturalmente, o del corno dell'abbondanza. Si dice che per far ripartire l'economia si debba ripartire dall'edilizia. È un argomento con cui sovente abbiamo dei incontri, discussioni con il portatore di interesse. Certo, c'è un dato che non possiamo trascurare, che è quello ancora una volta dei numeri, ma non solo, quanto sta camminare lungo questa strada e quanti vende, si acquista, si vende, si acquista, si gioca, ne sono tanti. Allora questo probabilmente pone il problema del fatto che il nuovo modello di sviluppo dovrà cercare, a parte le torri direzionali,
dovrà cercare di puntare a recuperare quello che già esiste, no? Dice Renzo Piano, l'urbanistica del rammendo e del riuso. Però anche qui c'è un problema per cui, dati i costi di ristrutturazione dell'esistente, bisogna immaginare premi di, diciamo così, di cubatura. Per essere molto chiari, io riqualifico questo palazzo e faccio un piano in più. Diciamo che io credo che tutto questo non sia pornografico sostanzialmente, però c'è la necessità di avere degli strumenti che siano un po' più chiari, un po' più snelli, un po' più agevoli. Per esempio, noi abbiamo buttato giù una bozza, noi abbiamo la necessità di riscrivere la legge regionale sull'urbanistica da un lato e la legge regionale di recepimento del cosiddetto decreto sviluppo, perché sono emerse una serie di criticità legate proprio a questo discorso delle premialità. Realismo, sì, cioè premialità, ma anche attenzione allo stato dei luoghi, quindi considerare le differenti zonizzazioni di cui si compone la nostra città, cioè in un ambito, non so, già densamente popolato, già densamente abitato, è chiaro che questo margine di surplus sarà più ristretto. Questo a Fontanelle, dico per dire, in cui ci sono palazzine basse, densità meno incidente, probabilmente si potrà pensare a volumi maggiori. Grazie. Stiamo parlando per esempio di un'altra questione, il Parco Nord, che immagino non sia insensibile a questo auditorio, no? Sta qui. Il Parco Nord è una grande, una partita che si trascina da tanto tempo. Noi dobbiamo decidere se vogliamo che nulla cambi, basta non fare niente, e ci teniamo questo. Se vogliamo cercare di garantire un pacco alla fruizione collettiva, che significa anche una specie di cerniera di protezione verde all'ingresso della città, noi dobbiamo parlare con coloro i quali sono i proprietari di quelle aree, perché oggi non pensiate neanche lontanamente che i comuni italiani sono in grado di espropriare. A parte che c'è una battaglia sull'indennità di espropriazione, ma tutto questo viene decisamente tolto di mezzo se consideriamo lo stato delle finanze attuali. Qui c'è un casino che non potete immaginare su via Gioberti, c'è un parcheggio di via Gioberti che il comune, nella, questa è un'altra delle simpatiche eredità, decide di espropriare per farci un parcheggio. Bello. Peccato che la misura di questa indennità di esproprio, diciamo, rispetto alle previsioni iniziali, 140.000 euro, che forse erano più bassi, è cresciuto di 10 volte. Quindi adesso noi dobbiamo fare i conti con questa, diciamo, questo, cioè, c'è un signore che ha un titolo giuridico per cui quella, diciamo, quel terreno vale 1.200.000, questo tanto per avere l'idea delle dimensioni e delle grandezze. La situazione, direbbe Flaiano, è grave ma non è seria, invece è anche seria. E in un certo senso colgo, diciamo, se questo è un po' piccole pennellate, poi ripeto, sennò qua andiamo per le lunghe. C'è una questione che a me sta molto a cuore. Qualche giorno fa ho avuto insolitamente una violenta polemica verbale con i grillini, molto insolito, io sono sempre molto misurato, peso sempre le parole. Però mi sono imbestialito per questa storiella che vi racconto. Allora, io oggi come oggi, e secondo me questa è una missione della pubblica amministrazione, è quella di cercare di recuperare un minimo di fiducia da parte dell'opinione pubblica, perché c'è distacco, c'è fastidio, c'è insofferenza nei confronti della politica. Ma cosa c'è oltre la politica? Io penso il caos e l'anarchia, quindi bisognerebbe cercare di recuperare una politica la più efficace possibile, la più dialogante possibile, la più credibile possibile. E quindi la storia è la seguente: 24 dicembre, ore 13:30, intuite che è l'ora meno adatta per andare in un ufficio pubblico, è l'ora più idonea per andare a farci casini, no? Perché c'è il panettone il 24. Poi immaginate una delegazione di questi pentastellati che hanno modi non proprio urbani, che vanno alla Soget e pongono questa questione: vogliamo gli elenchi
degli accessi che il comune ha alle vostre banche dati. Non so se ci siamo capiti. Cioè, il comune hanno la possibilità di accedere a delle banche dati di enti, la Soget è il soggetto riscossore per conto del comune, no? Delle proprie pendenze, dei propri crediti. Ed è normale che sia così, le banche dati servono a semplificare la vita. Però il senso di questa prospettazione grillina è che queste, cioè, queste postazioni di accesso fossero modificabili dai consiglieri comunali. Quindi sostanzialmente che gli amici degli amici, che c'è un debito che ne sospiri, 10.000 euro, ce lo cancello. Ma non dai dipendenti. Non dai dipendenti, il nome per conto dei cittadini, degli amministratori naturalmente corrotti. E questo è falso. Naturalmente non sono modificabili così, cioè sono modificabili se ci sono, diciamo, c'è un titolo giuridico, un titolo negoziale per cui ti accerti che Tizio non deve 10 a Caio, Caio è il comune, ma deve 5 per intenderci. Però questa cosa mi ha fatto imbestialire, è stata ripresa anche in Parlamento da un loro rappresentante, perché sempre questa idea che si deve espandere la popona e il ventilatore, creare questo clima nefitico per cui sono tutti ladri, sono tutti dei cialtroni, sono tutti dei pirati, perché poi se sono tutti pirati, sono tutti cialtroni, allora vuol dire che è una melassa indistinta, è tutto uguale, probabilmente chi ne trae vantaggio sono loro, di ladri, cialtroni, inetti, incompetenti, peraltro sono, diciamo, categoria piuttosto ampia. E poi chiaramente la necessità di fare un po' di innovazione, cari signori, innovazione di prodotto, innovazione di procedimento, cercare di snellire le procedure. Stiamo, il sogno è quello di una pubblica amministrazione a portata di click. Tu stai a casa e hai bisogno di un documento, tac, vai sulle, diciamo, sulla home page, come direbbe questo Giovanna Torinastro, e comunque, e ti prendi. Anche qui c'è molto lavoro da fare. Noi abbiamo un gestionale, si chiama così, cioè un soggetto che ha un software informatico per il comune. Ci sono un po' di problemi, però diciamo, siamo fiduciosi di poter fare meglio, perché nel 2015 ci sarà, cioè, scade questo contratto, troveremo un gestore migliore. Abbiamo poi tante partite, lui prima citava, a me mi ha fatto un po' sorridere la questione di Corso Vittorio Emanuele, che ha attraversato una certa, no, porzione di opinione pubblica, è sparita. Abbiamo la questione del comandante della polizia municipale, che pure è una cosa simpatica, però io prima o poi credo che ci sarà un servizio delle Iene da Pescara. Sì. Però il punto è che tu, sebbene hai rilasciato un'intervista in cui hai fatto una pessima figura, non per questo puoi essere, diciamo, scacciato a pedate da un posto che occupi, perché hai vinto un concorso pubblico e sei un dirigente di ruolo di questo comune. Naturalmente ci sono in corso degli approfondimenti con i necessari tempi, perché il tempo non è una variabile indipendente della vita delle persone, all'esito delle quali naturalmente anche questa vicenda sarà definita. Poi ultima cosa vorrei dire questo, e cioè che io sono molto lieto di questo incontro all'insegna del realismo espositivo. Io ogni tanto vedo che bisogna molto insistere sulla narrativa, che bisogna far sognare le persone. Poi lì, allora penso che veramente bisogna truccarsi con un po' di vino, un po' di cera, un po' di. Perché credo che la politica, a parlare di guitti e buffoni, ne abbiano visti a sufficienza in questi 20 anni. Non mi pare che i risultati siano sotto gli occhi di tutti. Penso che c'è bisogno di gente così normale che si impegni nelle cose che fa. E da questo punto di vista io sono contento del percorso che ti fanno. Poi chiaramente si può e si deve fare di più, però quando torno la sera e mi guardo allo specchio mentre mi lavo i denti non provo imbarazzo, e questa è una cosa che mi dà molta forza per, diciamo, continuare in questo percorso così tagliativo, certamente, ma così anche pieno di soddisfazioni e di, diciamo, anche qualche onore.
Una cosa, ogni tanto qualcuno mi ha chiesto qual è la cosa più bella di questi 7 mesi. Io credo la possibilità di aver avuto un dialogo io e lui per 1 ora e mezzo con il sindaco di New York, che in qualche modo è un collega illustrissimo, che parla peraltro un ottimo italiano, molto migliore del mio. Però ricorderete quest'estate era di transito a Pescara nell'ambito delle sue ragazze del viaggio. Trovo sorprendente che il sindaco di New York faccia 10 giorni di ferie, però capita anche questo, forse la prossima volta che devo candidare a Manhattan. Per ora vi taccio e sono consigliere dell'opposizione, che lei era abbronzato, non stare pari se maciato per preparare io discorso, diciamo ho una bella carnagione e mi rimonto facilmente perché cerco se possibile di non stare sempre chiuso coso Rex di Masci, come si chiama? Non li conosco. Comunque posso dare anche diamo spazio alle domande. No, se no vado a chiedere i fruttaroli se mi danno il diamo spazio alle domande in modo ordinato. Ma io sto chiedendo una cosa a lui, non so la diplomazia.